Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Vediamo insieme i titoli di oggi. Amazon Pharmacy e i rischi dell'e-commerce per i farmaci. Tobia, farmacovigilanza garantita solo da supervisione del farmacista. Tamponi rapidi e test sierologici in farmacia. Procaccini fa il punto sull'andamento nel Lazio. Antitrust, pesanti multe a due società per vendite di mascherine e kit di ossigenoterapia. Remdesivir, Simit, utile contro il Covid se dato precocemente. In apertura un punto della situazione sui rischi e le agevolazioni della vendita dei farmaci online. Amazon, il colosso americano dell'e-commerce, ha lanciato negli Stati Uniti il portale Amazon Pharmacy, su cui i clienti potranno acquistare farmaci e medicinali vendibili dietro prescrizione medica, oltre a quelli da banco. A spiegare la situazione italiana, il segretario nazionale di Federpharma Roberto Tobia. Ai microfoni di Federpharma Channel ha precisato che nel nostro paese l'e-commerce è consentito per i farmaci senza obbligo di prescrizione e i farmaci da banco, in esercizi presenti in un apposito elenco disponibile sul sito del Ministero. Acquistare in autonomia online prodotti di uso comune come gli integratori è però molto rischioso perché possono comunque interferire con farmaci, cibi e altre sostanze assunte contestualmente. Un aspetto che evidenzia la centralità della figura del farmacista nella dispensazione del farmaco, ma anche nella farmacovigilanza. Vediamo uno stralcio dell'intervista. Però Amazon Pharmacy, piuttosto che altri come Shop Pharmacy che abbiamo in qualche modo evidenziato già nel recente passato, è un fenomeno pericolosissimo a mio avviso, nel senso che la normativa europea ci tutela rispetto al farmaco etico, quindi al momento non è possibile, né sarà possibile per queste società commercializzare farmaco etico, sia esso di fascia A che di fascia C, ma soltanto farmaco OTC e sotto. Il mercato però sta cambiando. Quindi bisogna prendere una serie di iniziative, su questo Federpharma sta già lavorando in maniera assidua per contrastarlo e per studiare il fenomeno in maniera tale da porre non solo degli ulteriori limiti normativi sui quali chiaramente saranno informati il governo e le autorità competenti che potranno rafforzare nell'interesse del cittadino soprattutto della tutela della salute pubblica la normativa vigente. Ma va rafforzato anche per trovare la possibilità in ogni caso per OTC e SOP di combattere questo fenomeno per riportarlo sulla farmacia territoriale, sulla farmacia di comunità che è un baluardo del quale sicuramente il Servizio Sanitario Nazionale non può fare a meno. L'intervista integrale è disponibile sul sito di Federpharma Channel e sulla pagina Facebook del segretario di Federpharma. I tamponi rapidi e i test sierologici in farmacia rappresentano una vera rivoluzione nell'opera di screening di massa che il Servizio Sanitario Nazionale sta portando avanti per combattere la pandemia da Covid-19. Ormai sono sempre più le regioni che hanno aderito ad effettuare questi test diagnostici nelle farmacie, ma in che modo vengono eseguiti? Lo ha spiegato in un video tutorial Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federpharma, presentato nel corso del webinar di ieri organizzato da FOFI, Fondazione Cannavò, in collaborazione con Federpharma e in partnership con EDRA, dal titolo Covid-19 test diagnostici, aspetti scientifici, regolatori e operativi. La capillarità delle farmacie prende sempre più vita grazie ad iniziative come quelle dei tamponi, spiega Procaccini, che hanno permesso, grazie a spazi esterni appositamente creati, di alleggerire il carico dei drive-in e del Servizio Sanitario Nazionale, evitando anche le condizioni di estremo assembramento che avevano caratterizzato proprio i test nei drive-in. Guardiamo uno straccio del tutorial. Misurazione della temperatura, verifica della mascherina FFP2, all'ingresso sanificare le mani e firmare la privacy e chiaramente il consenso informato. Fatto questo, l'operatore preparerà naturalmente tutto l'occorrente per il test e provvederà a fare un piccolo prelievo capillare dal dito generalmente indice del paziente, prelevando appunto una quantità di sangue infinitesima ma necessaria al test. La goccia di sangue della signora è particolarmente regolare,
Quindi conviene inserirla direttamente nella striscia test, perché entra perfettamente appunto nel sito necessario. Poi aggiungere le 2 gocce di reagente e a questo punto attendere i 15 minuti necessari per avere la risposta. Il video tutorial integrale potete trovarlo sul sito di Federpharma Channel e sulla pagina Facebook. Federpharma fa sapere che l'antitrust ha definitivamente chiuso 2 procedimenti nei confronti delle società Genium SRL e Tiger Group SRL, rispettivamente proprietarie dei siti internet Oxy Store e Tiger Shop. Le società erano state sanzionate per pratiche commerciali scorrette e messaggi pubblicitari ingannevoli e aggressivi, consistenti nella vendita di mascherine senza certificazione CE e kit per ossigenoterapia con presunte capacità di contrasto al Covid-19. Per tutti i dettagli è consultabile sul sito di Federpharma la circolare dell'associazione. Il Remdesivir rimane una delle alternative terapeutiche a disposizione contro il Covid-19 e deve essere usato precocemente. Lo hanno affermato diversi esperti durante un simposio organizzato all'interno del congresso della Società Italiana di Malattie Infettive. Diverse linee guida negli USA, come in Gran Bretagna, prevedono l'uso del Remdesivir mentre l'EMA sta revisionando le proprie. Pochi mesi fa l'OMS ha di fatto rimesso in discussione la terapia dopo i risultati dello studio Solidarity, che confrontava diversi farmaci destinati ad altre patologie ed utilizzati contro il Covid-19. I risultati di Solidarity e dello studio ACT-1, che ha confermato l'efficacia di Remdesivir nelle fasi precoci di malattia e che ha portato all'approvazione del farmaco da parte delle autorità regolatorie americane ed europee, non sono incompatibili. Entrambi hanno dimostrato come l'utilizzo di Remdesivir nelle fasi più avanzate di malattia non sia associato ad un'efficacia clinica. Tuttavia, proprio le sue caratteristiche, ACT-1 ha permesso di valutare come alcuni sottogruppi di pazienti, in particolar modo quelli a cui la terapia era stata somministrata precocemente, abbiano tratto giovamento da un trattamento precoce basato su Remdesivir. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per la prossima settimana con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Buona giornata!